77 Sunset Strip. 77. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight, no. He ain't coming. He went home. Only America's most controversial director, Dennis Hopper, could show us. Dopo 8 anni passati a cercare gialli nelle bancarelle di periferia o nelle librerie antiquarie del centro, sono diventato anch'io un detective, mi sono sentito tale almeno, e quindi l'indice di questo libro è costruito come fosse un fascicolo giudiziario, con testimoni, con prove a carico, con atti giudiziari. La molla per questo lavoro è nata da un'intervista. Io avevo già raccolto diversi gialli e autori che si occupavano di giallo e di jazz, che comunque mescolavano le due cose insieme, quando mi è capitato di intervistare Kevin Barton Smith, il quale ha contraddetto la mia teoria. Questo rapporto tra il giallo e il jazz, secondo lui, praticamente non esiste, o se esiste è limitato a un periodo storico ben definito che si colloca tra gli anni 20 e gli anni 40 e riguarda soprattutto la televisione ed il cinema, quindi un immaginario più di celluloide che non di carta stampata. Le ragioni di Barton Smith sono interessanti e sono anche giuste. Lui dice che lo sceriffo al sud, come ce n'è tanti negli scrittori soprattutto di narrativa noir contemporanea, lo sceriffo al sud ascolta il country, nei bassi fondi delle metropoli americane si ascolta l'hip hop. Oggi un giovane scrittore che ascoltasse jazz, come dice Barton Smith, come me, lui cita se stesso, dice ascolta rock, o è nato con quella musica, o ascolta reggae. Lui ha citato veramente tanti generi, o funk, ha citato molti generi musicali di questo tipo. Il jazz è una cosa del passato. Io continuavo a insistere con la mia tesi, gli portavo dei nomi a sostegno, insomma, diciamo, ma allora Erro, ma allora Connelly, che come li inquadriamo? E lui mi ha sfidato, mi ha detto ok, però se tu vuoi fare questo tipo di discorso devi fare un'indagine seria e devi produrre delle statistiche, devi dire quanti sono gli autori, come lo utilizzano. Io che avevo già iniziato a fare quel tipo di lavoro ho raccolto la sfida e devo dire che in anni e anni di ricerca sono riuscito poi a mettere insieme circa 350 autori che citano il jazz. Mise sullo stereo dei CD di Sonny Rollins, Frank Morgan e Branford Marsalis e si lasciò incantare dal sassofono. Sparse i fascicoli sul tavolo da pranzo e aprì una bottiglia di birra. Alcol e jazz, pensò bevendo, addormentarsi vestito, un vero poliziotto da manuale e un libro aperto. E questo è Michael Connelly nella Memoria del topo. Il suo detective Harry Bosch si trova a casa, sta leggendo le carte di un caso e ascolta del jazz e mette ovviamente della musica nel suo lettore. Una citazione al cubo, dove troviamo davvero tutti i cliché legati al detective e che rendono il detective Harry Bosch della polizia di Los Angeles un caso unico. Un caso perché l'autore Connelly è un autore venduto a milioni di copie. Lo sfondo delle storie di Harry Bosch, che si svolgono nella Los Angeles contemporanea e nel dipartimento di polizia della Los Angeles di oggi, lo sfondo è la città degli angeli, che per la grande narrativa americana di oggi, degli eroi per capirci, è la città del crimine mondiale. Considerato fin dalle origini un prodotto esotico e inviso al potere dal tempo del fascismo, ma ben oltre il dopoguerra, il jazz a un certo punto all'interno dei gialli si fa strada e riesce addirittura a conquistare il titolo, come possiamo vedere ad esempio in Jazz Bollente, che cambia
il titolo americano, o come possiamo vedere in Peter Cheney, Spie e Boogie Woogie, dove si fa addirittura un parallelo tra il genere musicale e l'attività dello spionaggio, o nel più famoso dei libri del periodo, Omicidio a tempo di jazz di Henry Kane. Dopo aver analizzato decine di cliché, ho deciso di provare a farle lavorare in un racconto, Assassino al Jazz Club, dove c'è il detective appassionato di musica, la spalla anch'essa appassionata di musica, le bionde, il jazz club e ovviamente, manco a dirlo, il morto è un sassofonista e viene ucciso con un colpo di pistola mentre si sta esibendo sul palco suonando un brano di Parker.